abbiamo la possibilità di portare un cambiamento epocale in questo Paese, di affermare finalmente quello che anche la nostra Costituzione, grazie al grande impegno che anch'io ho avuto nella passata legislatura, ha cristallizzato. Gli animali sono esseri senzienti, hanno dei diritti e questi diritti devono essere tutelati. Finalmente abbiamo in discussione alla Camera dei Deputati la proposta di legge a mia prima firma e sottoscritta anche da parlamentari di tutte le forze politiche per inasprire le pene per chi maltratta ed uccide gli animali. Sono qua perché devo essere di supporto, come tutte queste persone, alla proposta di legge che dovrà inasprire le pene per quello che riguarda appunto i maltrattamenti e le uccisioni degli animali. Questa legge è importante perché ci permette di sostenere pene più severe per chi maltratta gli animali. Siamo qui per sostenere il progetto della Brambilla e comunque vogliamo delle leggi che puniscano di più, siano più severe per chi maltratta e uccide gli animali. La sostanziale impunità della quale godono al momento questi delinquenti è uno dei motivi per cui ci sono crimini così terribili nei confronti di piccoli esseri indifesi. Basta impunità, pene certe, pene importanti e l'abbandono sarà una forma di maltrattamento e quindi carcere da 2 a 6 anni per chi uccide gli animali, da 1 a 5 anni per chi li maltratta e li abbandona. Siamo tante associazioni che hanno l'unico intento che è quello di portare avanti i diritti degli animali e quindi dar loro più l'importanza che meritano. Basta con la violenza sugli animali, diciamo basta la violenza sugli animali. Penso che l'attività parlamentare sia indispensabile e necessaria, sia il primo passo perché si crei una sensibilità rispetto a questo tema. Vogliamo aiutare coloro che non hanno nemmeno la voce per dirci grazie. E io allora, a nome di tutti loro, dico grazie ad ognuno di voi che siete qui oggi. Noi amiamo l'Italia, amiamo gli animali, amiamo l'ambiente, noi difendiamo tutti e non ci facciamo intimidire in alcun modo. Sono battaglie epocali, ma noi le vinceremo. E io vi dico, amici, che noi abbiamo una grande occasione oggi, perché nel 2022 siamo riusciti a cambiare la Costituzione. Io, è una delle cose di cui sono più orgogliosa, perché oggi nella nostra Costituzione l'articolo 9 dice: la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni, perché noi dobbiamo lasciare un pianeta migliore a chi verrà dopo di noi, ai nostri figli, ai nostri nipoti. La nostra è una maggioranza di italiani che amano gli animali e vogliono vederli rispettati e che si deve far sentire. E allora noi facciamoci sentire. Gridate ovunque, animali liberi! Animali liberi! Animali liberi! Animali liberi! Animali liberi! E grazie a tutti voi che avete organizzato.